Eccoci in un nuovo video di Microcose e oggi si parla di RAW o JPEG. Nulla di più semplice, ma contemporaneamente così complicato messo tutto insieme. E come nelle migliori tradizioni di questo canale, spiegherò le cose con talmente tanta leggerezza che sarà un attimo arrivare a fine video, dove ci sarà un enorme pulsante iscriviti che attirerà le dita di tutti quelli che ancora non l'hanno fatto. Però prima di cominciare ho scoperto un piccolo bug in YouTube. Ogni tanto fa sparire dei commenti che mi fa arrabbiare da morire, perché io li vedo, ma come clicco per rispondere e niente, spariscono. Quindi, siccome generalmente almeno un vagito lo do più o meno a tutti i commenti, se non trovi una risposta dopo un paio di giorni, magari rimandamelo, perché ci tengo a rispondere. Torniamo a noi, ci sono tre buoni motivi per scattare in JPEG e uno per scattare in RAW. Allora, perché tutti scattano in RAW? Beh, intanto ci sono due grandi differenze tra i JPEG e il RAW. Il JPEG è un formato di compressione, per cui occuperà meno spazio, mentre il RAW contiene tutti i dati della nostra immagine, per quello pesa di più. Poi la fotocamera ricava il JPEG dal RAW, quindi il JPEG ha già subito un editing, mentre il RAW no, sono proprio dati grezzi. Ecco, e queste due cose ti fanno capire quali sono i tre punti di forza del JPEG. 1. Il JPEG è visibile da qualsiasi programma che può leggere delle immagini, mentre il RAW no, perché il RAW è un formato non digerito. Ed è pure più pesante, lo può leggere soltanto un programma che legge i RAW. Addirittura alcuni file delle fotocamere più nuove non hanno neanche un'anteprima nelle finestre di Windows. Numero 2. Il formato RAW è più pesante. Pesa tanto di più di un JPEG, ma tanto. E quindi dovrai avere dei dischi di memoria più grossi, delle SD più capienti e anche la tua fotocamera avrà una raffica più lenta, perché avrà bisogno di più tempo per salvare lo scatto dopo averlo fatto. Così anche per il tuo computer, quando gli dai da editare un RAW è come dargli da mangiare un intero pasto della domenica fatto dalla nonna. Poi il RAW ha i colori smorti e i contrasti fiappi. Eh sì, perché lui contiene tutti i dati che la fotocamera ha ricavato dalla scena, però non sono stati editati, quindi sono tremendamente smorti. Dovrai tirare fuori tu i colori e i contrasti. E quindi, allora, perché scattare in RAW? Perché il formato RAW non si deteriora quando editi l'immagine, cosa che invece succede al JPEG. Chiaro che un editing piccolo si può fare anche sul JPEG, ma quando vai a fare delle modifiche importanti, in quel caso lì il JPEG si smarmella, quindi non potrai fare recuperi estremi di luci e ombre e nemmeno quei giochini di vividezza e nitidezza che piacciono tanto a tutti. Ecco perché si consiglia di scattare in RAW e non in JPEG. Però, come tutte le cose, non è che va presa proprio alla lettera, perché se non so fare post-produzione, il RAW mi porterà soltanto un mondo di guai. E poi anche il JPEG può essere utile in alcune situazioni. E allora che fare? Beh, per fortuna si può scattare sia in RAW che in JPEG insieme. Sì, lo so che lo stai pensando, però non è uno spreco di spazio, perché con il JPEG puoi aprire i file direttamente sulla cartella di Windows senza perdere tanto tempo e già lì puoi fare una scrematura rapida. Con il JPEG puoi trasferire le foto sul tablet o sul telefono subito dopo lo scatto e anche lì fare una rapida scrematura. E visto che il JPEG li hai già su telefono, con un edit in base, giusto per un ritaglio e regolare un attimo l'esposizione, può già andare bene il JPEG. E tra l'altro, visto che la fotocamera lì ha già fatto buona parte dell'editing, sarà anche più veloce, perché dovrai dare soltanto tanto il tocco finale. Però le fotoserie si elaborano solamente dal RAW. Ecco perché quando hai finito di lavorare sul rullino puoi tranquillamente cancellare tutti i JPEG e tenerti solo il RAW e la foto finale, che avrai salvato in TIFF, vero? Bene, per questo video è tutto, alla prossima!